Alcune grandezze fisiche, per essere descritte, hanno bisogno soltanto del loro valore. Ad esempio, la temperatura o la massa sono grandezze di questo tipo. Quindi, se io dico che la temperatura di una stanza è 20 gradi centigradi o che la massa di un corpo è di 1 kg, io ho completamente definito quelle grandezze. Questo tipo di grandezze prendono il nome di grandezze scalari. Quindi le grandezze scalari hanno bisogno solo dell'intensità, cioè del valore numerico che le definisce completamente. Quindi, mentre invece esistono altre grandezze che per essere definite hanno bisogno di un maggior numero di informazioni. Queste grandezze prendono il nome di grandezze vettoriali. Altre grandezze invece per essere completamente definite hanno bisogno di un numero maggiore di informazioni. Questo tipo di grandezze sono le grandezze vettoriali. Le grandezze vettoriali, per essere definite, hanno bisogno di tre informazioni. La prima delle quali è, anche in questo caso, l'intensità, che prende il nome anche di modulo o ampiezza. Le altre informazioni riguardano la direzione e il verso in cui queste grandezze agiscono, quindi la direzione è rappresentata da una retta lungo la quale la grandezza agisce e da un verso, cioè appunto il verso, l'orientazione della sua azione lungo la retta. Quindi la caratterizzazione di un vettore è questa che abbiamo appena rappresentato: intensità, direzione e verso. Un vettore può essere rappresentato graficamente a questo punto con un segmento orientato, un segmento che definisce una retta. La retta di azione, quindi la retta di azione nel nostro caso sarebbe questa tratteggiata, e il vettore è quello che ha una sua origine, l'origine del vettore è questa, il punto in cui inizia il segmento e termina con quella, l'origine che viene anche chiamata la coda del vettore, e termina con la punta, rappresentata dalla punta della freccia. La dimensione del nostro segmento, cioè la lunghezza del rappresenta in una certa scala l'intensità del vettore. Quindi vettori di maggiore intensità sono rappresentati da segmenti di maggiore lunghezza. Alla rappresentazione grafica, quindi che qua identifichiamo, quindi abbiamo detto che questa è la rappresentazione grafica del vettore è data da questa metodologia. Un altro tipo di rappresentazione
È una rappresentazione di tipo analitico, quindi numerica. Per poter descrivere questo tipo di rappresentazione, abbiamo bisogno di definire lo spazio nel quale il vettore è definito. Quindi supponiamo di disegnare gli assi Supponiamo di disegnare degli assi cartesiani, questa sia la direzione X e questa sia la Y. A questo punto il nostro vettore lo possiamo rappresentare sul piano XY. Solitamente al vettore gli si associa una lettera, ad esempio un nome, e quando necessario una sopralineatura a forma di freccia, appunto per indicare che si tratta di un vettore. Un vettore di questo tipo, spostiamo il nome in modo da avere più spazio. Dicevo, un vettore di questo tipo può essere definito quindi definendo le sue componenti lungo gli assi del nostro sistema di coordinate. Quindi se noi definiamo le proiezioni del vettore sugli assi, noi abbiamo che risultano definite una componente Vx del vettore sull'asse X, una componente Vy del vettore sull'asse Z, sull'asse Y, scusate. A questo punto il nostro vettore V lo possiamo definire come composto dalle sue componenti Vx e Vy. Per definire meglio la scrittura di V nel piano XY possiamo definire due vettori particolari. Un vettore che giace sull'asse delle Y, lo rappresentiamo avente lunghezza 1, supponiamo che la lunghezza 1 corrisponda a questa dimensione, analogamente un vettore di lunghezza sempre 1 sull'asse delle X. Questi due vettori di lunghezza unitaria prendono il nome di versore, quindi questo è il versore sull'asse X e gli si dà il simbolo, la lettera che lo contraddistingue, solitamente la I minuscola, e lo possiamo rappresentare con I sopralineato dal segno di vettore, e il versore sull'asse Y, che solitamente viene indicato con la lettera J minuscola sopralineata. Definiti i versori I e J sull'asse X e sull'asse Y, noi possiamo scrivere la rappresentazione del vettore V numerica usando questa simbologia: Vx lungo la direzione X più Vy lungo la direzione J. Quindi il vettore sul piano XY risulta rappresentato completamente da questa espressione che utilizza i versori. Ovviamente la rappresentazione può essere fatta anche nello spazio, quindi nelle tre dimensioni,
In questo caso abbiamo bisogno di aggiungere al nostro sistema di coordinate la terza dimensione. Supponiamo adesso che la terza dimensione sia un asse z che immaginiamo uscente dal piano della lavagna sulla quale sto disegnando. Anche per questo asse viene definito il corrispondente versore, che sarà un vettore di lunghezza unitaria, supponiamo che sia questo nella rappresentazione, che viene indicato con la lettera K, quindi anche questo è un versore sull'asse delle z. In questo caso, se quindi il vettore risulta rappresentato nello spazio tridimensionale, noi lo potremmo scrivere come v uguale vx versore i più vy versore j più vz versore k. In questo modo abbiamo la rappresentazione più completa del vettore nello spazio tridimensionale. Se torniamo sul piano XY, possiamo andare a vedere le relazioni esistenti fra le componenti del vettore e altre caratteristiche del vettore stesso. Ridisegniamo gli assi in modo da poter ragionare facilmente. Ridisegniamo gli assi in asse X e l'asse Y. Ridisegniamo il nostro vettore V. Abbiamo detto che le proiezioni del vettore sugli assi sono la Vx e la Vy. Definiamo un'altra caratteristica geometrica che è l'angolo φ formato dal segmento che rappresenta il nostro vettore con l'asse delle x, avendo stabilito come verso positivo degli angoli quello antiorario, quindi che parte da 0 l'angolo corrispondente all'asse x, 90 gradi o in radianti pi greco mezzi sull'asse y, 180 gradi o pi greco sulla parte negativa dell'asse x e così via. Una volta definito l'angolo φ, noi possiamo cercare le relazioni esistenti fra l'intensità del vettore v o il suo modulo, scrivendo intanto che v è rappresentato, diciamo, dal suo modulo e dall'angolo caratteristico rispetto all'asse dell'x che abbiamo chiamato φ. Quindi, tenendo conto che si tratta di un triangolo rettangolo, è facile vedere che il modulo di v, cioè la sua lunghezza, che non è altro che l'ipotenusa del triangolo, sarà data dalla radice quadrata della somma dei quadrati vx quadro più vy quadro. E l'angolo φ sarà l'arco tangente della parte della componente sull'asse y, vy, fratto la componente sull'asse x. Quindi
Quindi se conosciamo le componenti Vx e Vy, possiamo calcolare il modulo e l'angolo del vettore sul piano XY con queste relazioni. Se viceversa noi conosciamo il modulo V e l'angolo φ, noi possiamo ricavare le due componenti, la Vx come V coseno dell'angolo φ e la Vy uguale V seno dell'angolo φ.